Quanto era diversa la Roma che avete vissuto voi quando eravate ragazzini dalla Roma di oggi? Era molto diversa? Tremendamente. Rispetto agli anni in cui ero adolescente, che sono gli anni che mi sono vissuto di più, la trovo cambiata parecchio. Però comunque rispetta sempre quella cosa romana che rispetto per esempio a Milano, che è un'altra metropoli italiana dove io vivo, comunque io ancora a volte vado al ristorante, vado per pagare il conto a Roma e costa esattamente la metà di quanto costa a Milano. Quindi l'altra volta mi sono trovato a Prati, manco un quartiere del cazzo, quindi un quartiere abbastanza pettinato, e sono andato a pagare il conto, mi aspettavo quelle belle 400 euro, erano 200. Quindi c'è cioè, esattamente proprio una cosa, quindi ancora rispetto per l'umanità da un certo punto di vista, è meno spietata degli altri. È molto spietata, ma sul fatto economico ancora. Invece Marco, la tua Roma quanto era diversa da quella di oggi? Invece mi ricordo una volta mio padre che Roma di quel tempo, no? Che credo la prima volta in vita sua che andava a Corso Vittorio, la seconda, che andò a prendere, lo racconto sempre, la stoffa per farmi il vestito per la cresima. E faceva il vestito tipo, si chiamava Azuava. I famosi pantaloni Azuava. E entrammo dentro a sto negozio, questo spizzichino, no? Cos'è? E c'era sto signore con, insomma, ebreo, eccetera, che lo vedevo io, per me era come, che ne so, guardavo un film, no? Lui arrivò con sto coso e sentì pom pom dei colpi. E chiusero tutti le serrande e noi rimanemmo un po' dentro. E c'era la polizia col fumo, le botte, la cellula, gente col passamontagna che sparava. Ecco, quella Roma lì, a Corso Vittorio, le parti di Pizzeria Monte Carlo, sì. Capito lì? E mi ricordo questa cosa qui. Ecco, quello mi ricordo pure io, le manifestazioni. Che andavo, io mi ricordo ogni sabato. Si sparava, capito? Ogni sabato c'era una manifestazione a Roma.